già dichiarato e fatto mettere a verbale che il problema dei decorrere dei 20 giorni dalla presentazione del bilancio, così come la Giunta lo ha licenziato, doveva essere inteso contando o il dies a quo o il dies ad quem. Ulteriormente confermata questa risposta del dottor Grillo dalla lettera dell'avvocato che i dirigenti, il dottor Grillo e anche ovviamente il dottor Chianese, hanno richiesto, risposta che io ho fatto pervenire con la mia lettera di presentazione in data 14 dicembre, venerdì scorso, che ho fatto recapitare ai consiglieri richiedenti, all'Asia Paniero Tripodi, per conoscenza tutti i capigruppo e ovviamente al signor sindaco. Pertanto, per quanto mi riguarda, io ho firmato la convocazione con animo sereno e con necessaria e sufficiente tranquillità sulla base delle norme che i funzionari del Comune, che io ringrazio per competenza e professionalità in questo come in altri casi, hanno espresso come strada maestra da seguire per questo per questa convocazione. Pertanto io ribadisco che dal mio punto di vista sono stati rispettati tutti i crismi. Per quanto riguarda invece le ulteriori richieste che non fanno parte della richiesta del 13 dicembre, ma il consigliere Allasi in particolare ha fatto riferimento al deposito del parere dei revisori dei conti che a suo dire non avrebbe rispettato i termini, io non posso fare altro che passare la parola al dottor Grillo Raffaele, che ovviamente su queste cose sa molto più di quanto sappia io. Prego. Allora, per quanto riguarda il deposito dei 20 giorni, riguarda il bilancio ed i suoi allegati, unitamente alle tariffe che sono state approvate dalla Giunta Comunale, unitamente agli schemi di bilancio. Per quanto riguarda invece il parere dei revisori dei conti, i revisori dei conti ricevono gli atti di deposito del bilancio unitamente al deposito dei consiglieri. Perché lo ricordo, il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di consulenza del Consiglio. I revisori dei conti hanno ricevuto gli atti il giorno 30, il 7 si sono riuniti, hanno formulato il parere, la riunione si è chiusa alle 13, alle 13.40 credo abbiate ricevuto la mail con il parere del collegio. Allo stesso tempo è stato depositato nella cartella cloud dove vengono depositati gli atti di deposito. Per quanto concerne invece le altre deliberazioni che sono a corredo del bilancio, quindi che la norma prevede che vengano approvate nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione, non sono allegati, come giustamente mi fa osservare il vice segretario, ma sono oggetto della discussione e della seduta e vengono trasmesse ai consiglieri con le stesse tempistiche con cui vengono trasmesse le altre delibere. Grazie di queste precisazioni. Intendo comunque applicare l'articolo 81 del regolamento, perché si tratta di una mozione d'ordine e pertanto procederò secondo l'articolo 81. Ha chiesto la parola il consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, un paio di precisazioni, anzi una precisazione importante. Il parere dei revisori dei conti, secondo l'articolo 11,3 che ho letto del decreto legislativo 118/2011, è un allegato al bilancio di previsione finanziario e quindi, in quanto allegato del bilancio di previsione finanziario, deve essere allegato ai consiglieri, tanto più che ci sono sentenze del TAR che annullano delibere consigliari proprio sulla motivazione basata sul fatto dell'assenza del parere dei revisori dei conti, dall'assenza negli atti depositati entro i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità per il tempo congruo per l'esame dei consiglieri. Quindi non l'assenza
in fase di delibera, ma in fase di deposito, mi pare che sia la Corte dei Conti, scusate, il TAR di Cagliari. Ma l'aspetto più importante per me era la questione delle deliberazioni tariffarie, cioè nella delibera che è stata portata a nostra conoscenza si diceva, per quanto riguarda le tariffe TARI, che si necessitava di fare una revisione del piano finanziario TARI per determinare le tariffe, una formula del genere. Non c'era una delibera sulle tariffe, quindi questo materiale ci è mancato, e per stabilire le tariffe ci vuole la redazione del piano finanziario TARI. Tra l'altro, questo documento, cioè il documento sullo stabilire le tariffe della TARI, nel verbale dei revisori dei conti è citato come a loro inviato, quindi o si sbagliano loro o non è arrivato a noi. Però il fatto è, come ho fatto la richiesta verbalmente più volte e poi con la richiesta scritta, il tempo di un giorno in più può anche essere, tra virgolette, non è regola, non rispetta la regola, ma si potrebbe anche diciamo soprassedere. Però poi alla fine, se la documentazione non è completa, tra l'altro a fronte di uno sforamento dei tempi della Giunta nell'approvazione di quelle delibere di 15 giorni, perché la deroga, allora il termine stabilito per legge era 15 novembre, la deroga è arrivata il 22 novembre, quindi nel momento in cui è arrivata la regola, la deroga, chiedo scusa, la Giunta avrebbe già dovuto approvare quelle delibere, che invece ha approvato il 27, perché la deroga è arrivata successivamente. Che si sappia non vuol dire nulla. Prosegua il suo intervento. Quindi il punto è, alla fine si è semplicemente compresso il tempo del Consiglio, mentre la Giunta si è preso più tempo di quello che avrebbe dovuto prendere. Ora, dato che una delle poche competenze che rimane al Consiglio è quella della deliberazione di bilancio, è molto importante che ci sia un tempo congruo. Tant'è vero che sono stati presentati degli emendamenti allo schema di bilancio? No. Il processo di approvazione del bilancio dovrebbe essere approvazione dello schema di bilancio, pubblicazione dello schema di bilancio nei confronti dei consiglieri, si affronta in commissione la discussione sullo schema di bilancio, in modo che maggioranza e minoranza, non è necessario che siano, non è richiesto che lo facciano solo quelli della minoranza, gli emendamenti allo schema di bilancio, preparano emendamenti eventuali e poi si va in discussione in consiglio. Ma per fare questo occorre parecchio tempo. Se la conoscenza del Consiglio delle delibere doveva venire entro il 15 novembre e invece è avvenuta 15 giorni dopo, a noi sembrava ragionevole chiedere del tempo in più per poter fare la discussione e per poter arrivare anche con delle proposte di emendamenti nei tempi utili. A nostro avviso non c'è il rispetto della legge, non c'è il rispetto del regolamento, e questo pone sotto pericolo di nullità l'approvazione delle delibere stesse. Quindi io penso che in autotutela converrebbe dare più spazio, perché stiamo chiedendo più spazio per la discussione e per la presentazione degli emendamenti al Consiglio, quindi a tutti i consiglieri, per la discussione sullo schema di bilancio previsionale. Grazie. Allora, cerco di, non è una mozione d'ordine la mia, ma per ricondurre la discussione nell'ambito di una corretta dialettica. Anche perché lei nella lettera ha scritto alcune cose, adesso questa sera qui ne ha aggiunto altre. Siccome la mozione d'ordine però deve essere unica, io quindi la inviterei a esprimere quali sono i punti della sua mozione d'ordine, in modo tale che poi il Consiglio vota, se vuole votare ovviamente, perché applicando l'articolo 81 ci deve essere un consigliere a favore, se adesso cito memoria, ma è così, nel caso in cui il Presidente respinga l'ammissibilità e il proponente insista ulteriormente, quindi i proponenti ce ne sono tre, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare per non oltre 5 minuti, un consigliere a favore e uno contro, dopodiché il Consiglio decide sull'ammissibilità per alzata di mano. Questo è il comma 2 dell'articolo 81. Abbia ulteriori risposte da dare nella fattispecie ai rilievi del consigliere all'Asia, però poi ovviamente il dibattito si ferma qui e si procede sulla base dell'articolo
81. Prego, dottor Grillo. Allora no, vorrei solo precisare relativamente al discorso del 15 novembre e del fatto che la Giunta si sia presa più tempo o meno tempo, se era a conoscenza o meno dello slittamento del bilancio. Allora, il ciclo della programmazione prevede, visto che stiamo parlando di contabilità armonizzata e quindi con il decreto 118 di un'armonizzazione che riguarda tutti gli organi dello Stato e dell'Unione Europea, che entro il 30 di aprile di ogni anno il Governo presenti il DEF, documento di economia e finanza. Sulla base del DEF, entro il 30 giugno di ogni anno la Regione presenta il documento unico di programmazione regionale. È una brutta sigla, il DUPR, però questo è la denominazione. Su questa base il Comune approva, cioè gli enti locali, Comune e Provincia, approvano entro il 31 luglio il DUP, documento unico di programmazione. Entro il 15 di settembre il Governo può presentare una nota di aggiornamento al DEF. Entro il 15 di ottobre la Regione può presentare una nota di aggiornamento al DUPR, entro il 30 di ottobre il Governo approva la legge di bilancio, entro il 15 di novembre gli enti locali approvano la nota di aggiornamento al DUP ed entro il 31 e quindi la nota di aggiornamento al DUP e gli schemi di bilancio, ed entro il 31 di dicembre gli enti locali devono approvare il bilancio che è poi il documento fondamentale. Questo è il ciclo della programmazione. La Giunta ha approvato il 12 di novembre il 27 di novembre gli schemi di bilancio, dopo che il fatto dello spostamento, dello slittamento di due mesi nell'approvazione del bilancio, che quindi fa slittare di due mesi tutte le altre date di scadenza, che sono termini però ordinatori, non perentori, era stato già annunciato più volte anche dal Presidente del Consiglio durante la sessione del congresso ANCI. No, Presidente del Consiglio dei Ministri, durante la sessione del Consiglio ANCI. Il 28 di novembre, il documento è stato presentato anche alla conferenza Stato-Città e l'altro ieri, mi pare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che è il momento in cui, diciamo, c'è la conoscenza legale di questo provvedimento. Però questo non va ad inficiare tutto il discorso che abbiamo fatto fino ad oggi, perché alcuni comuni hanno già approvato le varie documentazioni.